Friedrich Nietzsche, ultime lettere che noi leggiamo in un'edizione francese. Leggiamo proprio l'ultima lettera di Friedrich Nietzsche e questa selezione di lettere è tratta dall'edizione stabilita da Giorgio Colli e Mazzino Montinari, l'epistolario che è stato edito nel 1984. Tra le ultime lettere che Nietzsche invia da Torino prima di perdere la ragione, evento chiamato il crollo, questa era la versione ufficiale, questa è la versione ufficiale, l'ultima lettera indirizzata a Jacob Burckhardt del 6 gennaio 1889, l'abbiamo letta più volte per il suo avvio. Caro professore, finalmente preferirei di molto essere professore a Bari che Dio. Nietzsche nel 1869 all'Università di Bari prende il posto di storico che era di Burckhardt. Quindi chi enuncia la frase era stato professore a Bari e afferma nel crollo che avrebbe preferito essere il professore che era stato professore a Bari. Professore piuttosto che essere Dio. E qui forse non è Nietzsche che si identifica a Dio, ma Dio come elemento linguistico che lo identifica a sé e lo disidentifica dal professore a Bari, professore che era stato. Si tratta di Dio come sembiante, come oggetto della pulsione duale, nell'ipotiposi del professore divino e del divin professore. Nietzsche divide il professore da Dio e come professore non ha nulla a che fare e come Dio ha il compito di creare il mondo. Prosegue la lettera, ma non ho osato spingere così lontano il mio egoismo privato, che per lui mi dispensi dalla creazione del mondo. L'egoismo privato non l'ha spinto a identificarsi con Dio, ma a dispensarsi dalla creazione. Nietzsche avverte che la creazione spetta a ciascuno, mentre ognuno, anche il professore di Bari, se ne astiene. E Burckhardt era un celebre storico svizzero. Nietzsche si è astenuto dall'essere un celebre personaggio, poi reso personaggio dal nazismo. La prima costruzione pare solida. Avrebbe preferito essere professore a Bari, infine. E in effetti è alla fine della ratio alla quale è giunto come una conquista. E si realizza come? Ricreerà il mondo? Ci proverà Adolf Hitler a compiere il messianesimo di Marx, ma per via nazionale e non internazionale? Non lo ricrea, si ammala. È malato mentale e ospedalizzato per 10 anni sino alla sua morte fisica, che arriva in ritardo di 10 anni. Rispetto alla sua morte intellettuale, almeno di trovare testimonianze intellettuali dei suoi ultimi 10 anni e non le ennesime conferme generali della sua alienazione. In altri termini, il professore di Bari, che avrebbe preferito essere, piuttosto che essere Dio, si compie come alienato mentale e quindi è riuscito finalmente
nella sua preferenza, osando spingere lontano il suo egoismo privato, dispensandosi per 10 anni della sua vita dalla creazione del mondo. Crolla nella creazione del mondo, come ogni professore, e non solo a Balla. Ogni professore è un alienato, nasce nell'ospedale dei pazzi e vi muore, dispensandosi dall'essere Dio e dalla creazione del mondo. È anche la vicenda di Dino Campana e di Georg Cantor. Friedrich, figlio di pastore, come Jacob, mantiene l'impianto teocratico proprio annunciando la morte di Dio e la divinizzazione di una aristocrazia di uomini. Non ogni uomo è divino per il filosofo che mantiene la creazione come postulato. Il creazionismo è la sua teologia politica. Come creare il mondo se non per essere professore Abal alienato dalla culla alla tomba? È nel mondo, nel suo impianto gerarchico, quale riflesso celeste in terra, che i professori sono i castrati eletti alla sua direzione inintellettuale. E con il bisogno della vagina pubblica. Il professore di Balla è Dio in terra. Anche oggi, per i comuni mortali, gli animali politici razionali, e anche per le donne, che sotto lo stesso primato, chiamato da Freud primato del fallo, del sesso unico, vi figurano come castrate naturalmente, irrazionali, supplementari, sognanti la complementarietà. Nietzsche avrebbe preferito essere qualcuno nel triangolo spirituale, dispensandosi dalla creazione del triangolo. Trigonometria che sottende il cerchio e la sfera, la vita circolare e la circolazione sociale. Lo spostamento, cambiando di posto da Sils Maria a Nizza a Torino, il punto d'arrivo che si doppia sul punto di partenza, dall'unità all'ospedale, dall'università ospedaliera all'ospedale universale. Nulla di particolare se non il fantasma percepito di essere Dio. Nessuna dispensa dalla logica particolare e dalla missione di vita, per ciascuno, non solo per Nietzsche. E invece la grande dispensa di 10 anni, sino alla morte. Dispensa ospedaliera, dispensario inintellettuale, temporale. Finalmente, non il dispensario del tempo, non dispensario dell'avvenimento dell'evento, che pare una creazione del mondo in una vita che è di sopravvivenza, come professore a Balla. Non si tratta di essere Dio, o di prendersi per Lui, o di identificarsi a Lui. In Lui è il terzo oggetto dell'identificazione, la voce, come punto di distinzione, altrimenti è il brusio sociale, quello dei professori a Balla, oppure quello dell'allucinazione personale, le voci. È la voce che impone a Nietzsche di essere Dio e di non dispensarsi dalla creazione del mondo? O è la voce del padre, che morto è più forte che da vivo, come teorizza Freud? È un Dio condannato, quello che parla con la voce di Nietzsche. Come sono condannato a distrarre la prossima eternità con cattivi scherzi? Il prossimo eone di tempo dopo quello di Cristo, il tempo dell'anticristo, del protestatario figlio di protestante, martello delle streghe che diviene martello degli idoli,
che avrebbe dovuto essere il titolo de Il crepuscolo degli dei. Questa lettera non è firmata Dioniso e nemmeno Friedrich Nietzsche o il crocifisso, ma Nietzsche, il nome del padre, anche quello della prossima eternità. Il figlio non può che giocare cattivi scherzi, i suoi libri. Chi li legge senza preparazione muore, parola di Nietzsche, a proposito di Ecce Homo, nella lettera a Heinrich Koselitz del 30 dicembre 1888. Come leggere il grande feuilletonista del mondo, il Dio innocuo, colui che in fondo è ciascun nome della storia, che ha assistito due volte al suo funerale? Avrebbe potuto anche estendere questa algebra della morte. L'artista al quale non c'è nulla da insegnare? Scrive in italiano in questa ultima lettera. Siamo contenti? Sono Dio. Ho fatto questa caricatura. La creazione del mondo è una caricatura, come il Dio stesso in abiti da studente. Come avrà modo di dire poi Edoardo De Filippo, per personaggi meno divini, gli esami non finiscono mai, neanche per i professori a bar, che si vedono appunto in eterni abiti da studente. Burkhard compresa. Neanche per Dio, che di tanto in tanto fa delle magie, un Dio che attenderà invano Martin Heidegger per ottenere la salvezza, un Dio che fa mettere Caifa in catene, sopprime tutti gli antisemiti e non solo Wilhelm Bismarck. Non siamo sicuri di non aver fatto uso di questa lettera in modo da non offendere gli occhi degli abitanti di Bâle. Non siamo stati gentili con i suoi professori e non ci pare nemmeno di avere sminuito Friedrich Nietzsche, forse un buffone divino, il cui tentativo per noi resta da leggere. Le sue opere, dice lui stesso, non sono libri, sono destini. La sua missione, infinitamente grave e difficile, dividerà la storia dell'umanità in due. La questione del valore è posta come inversione di tutti i valori. Essere per l'impero, essere per la morte, per il primato del fallo, si rivela una indecenza e i grandi della terra risultano animali da cerimonia.